E ciao a tutti ragazzi, io sono Hacker e siamo su Survival Craft 2, episodio 6. Beh, allora, nell'ultimo episodio, se mi ricordo, avevamo messo a posto a casa. Come vedete, un po' di cose sono cambiate. Forse non troppo. Abbiamo una miniera. Ma perché? Perché mi servono materiali semplicemente. Però c'è un piccolo problemino. Questa miniera conduce. Vedete quella lì? Quella è lava. Questa miniera conduce la lava. Questo scheletro più tutto. Cosa è successo? Stavo un po' giocando con le ricette e ho visto gli esplosivi. C'erano quelli piccoli, c'erano quelli grandi. Ho provato quelli piccoli. Li ho fatti esplodere e non facevano niente. Ho detto vabbè, utilizziamo quelli i più potenti, non faranno niente come quelli piccoli. Mi hanno ucciso, mi hanno scavato così tanto in fondo da arrivare alla lama. Adesso magari. Oh, mi sono preso poco. Quindi sono rimasto così, stupito. Fatto anche un po' di esplorazione, ma devo sapere un po' cosa c'è. Oh, ora mi dice che basta, di far schifo questo. Bene, buttiamo qui e. Ci facciamo altri milioni di stringhe. Andiamo a testa questa. Sette stringhe. Qua ci sono tutti i vestiti per l'esplorazione, che qui servono proprio per andare in acqua. Ah, se c'è in acqua, nella neve. E questo è un campione di esplosivo. Sinceramente preferirei non tenere perché nonostante quello che si pensa, sto coso è fortissimo e fa delle esplosioni che fanno impallidire. Ci rifiamo un po' queste cose, ci spostiamo più meglio che possiamo. È staccato. Siamo già terminati. Qua per forza stoppo. Allora, ho dormito, ho coltivato e ho fatto un po' tutto quanto quello che si doveva fare. Vi faccio un attimo vedere quanto profondo è sto coso. No, sul serio. Come si fa? Poi qua ci sto un attimo di parkour, però se cado qua è la mia fine. C'è anche molto caldo. Non c'è abbastanza ventilazione qua. Già le caverne sono calde per noi. Perché per chi non lo sapesse, anche se le caverne sono sottoterra, non sono accanto col sole, c'è caldo perché siete vicini al magma. Lì non oso pensare quanto caldo ci sia. Una cosa che ho visto tanto venire fatta è non capire questi. Ah, witness è quando ti immergi o subisci pioggia. È un po' quanto sei bagnato. Invece body heat non c'entra niente. Body heat è quanto calore hai. Food è cibo. Sleep è quanto sonno hai. E se arriva a zero questo, avrete sonnolenza. Insulation invece è quanto siete protetti.
ma non fisicamente dai danni, ma dal freddo. E come vedete io faccio schifo. Ma con quell'armatura da viaggiare che mi sono fatto, arrivo fino a 4,80. Temperatura diminuisce. Ok. Qua ho fatto un po' di predatori. Hanno ucciso un bel po' di gente. Uccidiamo sto orso. Oh oh. Si è fatto per non poco. Vedete? È pieno. Allora, oggi vi farò vedere come fare a creare una fornace esplosiva. E giustamente morirò per forza. Perché quando verrà attivata esploderà. Non ci vuole niente. Appena ci metterete la polvere da sparo. E si servirà la polvere da sparo. Scusate tutti quanti. Quella gente che pensava, sì, finalmente posso usare per me, posso usare l'esplosione senza morirci. Morirete lo stesso. E anche. Ma però non dovrete accenderlo usando metodi strani. Sarà facile. Allora, 8 di pietra, 9 perché vi servono altri, e vi prenderete come questi. Semplice. Crafterete una fornace. Ora che dovremmo per forza buttare un pochino di cose nostre. Come i vestiti che, scusate, li ho appena fatti, non voglio rovinarli. Li metteremo nel crafting. Siamo completamente nudi. Non abbiamo esperienza. Ah, abbiamo delle esperienze. Ma mi interessa ben poco. Tanto non è di livello 2. Allora. Lo faccio sottoterra perché non è un'esplosione forte, ma non è nemmeno un'esplosione da sottovalutare. Si mette questo qua. E qua dovete la gunpowder. La polvere esplosiva nel fuel. Finirà tutto. Morto. E per cosa sono morto? No. Un'esplosione mi ha distrutto. Come vedete qua, vedete tante morti. Ah, la prima è quando mi hanno ucciso dei lupi. La seconda, un werewolf mi ha ucciso. La terza, un lupo. Poi una caduta. E poi tre esplosioni, un'altra caduta e tre altre esplosioni. Bello. Mi rivesto un attimo. Cioè, e dopo questo video spero che vi siate divertiti. Io sono andato a tornare a casa.